Ciao e benvenuta a questo Power Flow, una pratica intensa e dinamica che ti aiuterà a connetterti col tuo corpo e con la tua mente. Iniziamo. Iniziamo la pratica portandoci in bambino, quindi portiamo le ginocchia al tappetino, i glutei ai talloni, i palmi delle mani a contatto col tappetino e piano piano mi dimentico di tutto. Arrivo qui e ora. Se voglio, posso allargare leggermente la posizione spostando le ginocchia leggermente verso l'esterno, oppure rimango così, con la pancia ben a contatto con le cosce, gli occhi chiusi. E il mio respiro. Non mi preoccupo che sia profondo, lascio che sia esattamente come vuole essere. Piano piano magari la fronte arriva a toccare il tappetino e mi abbandono. Sento la pancia che si gonfia e si sgonfia. Piano piano sollevo i glutei, arrotondo la colonna, porto l'ombelico alla colonna e guardo l'ombelico, sbilancio il peso in avanti, quando le spalle superano i polsi, inarco la schiena e mi spingo indietro per tornare con i glutei ai talloni. Inspiro, arrotondo. Sbilancio il peso in avanti, espiro, inarco la schiena, mi spingo indietro, inspiro, arrotondo, espiro, inarco la schiena e torno indietro. L'ultima volta arrotondo, 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 questa volta cerco di portare il bacino verso il tappetino. Punto i piedi dietro e mi ritrovo in un cane a faccia in su. Inspiro ed espiro. Piano piano piego le ginocchia, mi spingo indietro in un cane a faccia in giù e rimango qui per qualche istante. Inizia a camminare il mio cane, piegando prima un ginocchio, poi l'altro. Inspiro ed espiro. Cerco di percepire ogni sensazione nel mio corpo. Piano piano vado sulla punta dei piedi, arrotondo bene la colonna, sbilancio il peso in avanti, l'ombelico alla colonna, sbilancio, sbilancio, sbilancio. Abbasso il bacino, guardo avanti, piego le ginocchia, mi spingo indietro, in un cane a faccia in giù, salgo di nuovo sulla punta dei piedi, arrotondo la colonna, sbilancio il peso in avanti, abbasso il bacino, guardo avanti, cane a faccia in su, piego le ginocchia, mi spingo indietro, mi rituffo in avanti, mi muovo come un'onda, arrotondo, 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 abbasso il bacino, guardo avanti, punto. Bene, i piedi dietro, mi sbilancio indietro in un cane a faccia in giù. Inspiro ed espiro qui. Ancora bene il piede sinistro, il piede destro si solleva. Vado sulla punta del piede sinistro. Piego il ginocchio destro, al tricipite destro. Sbilancio bene il peso in avanti, rimango qui per uno, due, tre, quattro e 5, torno indietro, cane a tre zampe, e ora ginocchio destro, tricipite sinistro, per 1, 2, 3, 4 e 5, appoggio il tallone del piede dietro, sollevo il braccio sinistro verso l'alto, distendo la gamba destra, inspiro ed espiro. Vado a toccare il pavimento col piede e torno su per 1,
tre, quattro e cinque. Appoggio la mano al tappetino, distendo bene la gamba in alto e indietro e apro bene l'anchetta. Vedo il piede che fa capolino tra la gamba e il braccio e piano piano, piano piano, appoggio il piede a terra. Inspiro, mi apro. Wild thing. Inspiro ed espiro, cerco di aprire il petto. Apro il mio quarto chakra. Piano piano, torno indietro, ancoro bene il piede che è al tappetino. Il piede destro si solleva, la mano destra è verso l'alto. Piano piano, piano piano, piano piano, vado a portare il piede destro in avanti. La mano destra al posto della mano sinistra. Il tallone del piede dietro si appoggia a terra, mi sollevo, mano sinistra verso l'alto, con la spalla destra spingo contro il ginocchio destro per aprirmi sempre di più. Inspiro ed espiro. Inspiro, mi sollevo, guerriero 2, affondo. Se il ginocchio destro va verso l'interno, lo sposto verso l'esterno e affondo ancora un pochino. Mani in preghiera al centro del petto. Ruoto leggermente il piede sinistro per portare le dita verso l'angolino del tappetino e mi spingo giù in Skandasana. Torno su, guerriero 2, e di nuovo giù, Skandasana. Torno su, guerriero 2, e l'ultima volta giù, Skandasana, torno su, guerriero 2. Distendo la gamba che ho davanti, l'anchetta dietro, va ancora più indietro. Cerco di andare ad afferrare qualcosa lontano da me e la mano destra ruota verso il basso e la mano sinistra verso l'alto. Non tocco il tappetino, anche se ci arrivo, non mi appoggio. La mano sinistra mi tira su, inspiro ed espiro. Mi sollevo, piego il ginocchio davanti, affondo. Guerriero 2, inspiro ed espiro. Porto la mano sinistra al fianco, avvicino leggermente il piede sinistro, appoggio la mano destra nell'angolino destro del tappetino e mi sollevo in un'Ardha Chandrasana. La gamba dietro è tesa, il piede è a martello rivolto verso l'alto, il braccio sinistro verso l'alto. Inspiro ed espiro, guardo verso l'alto se riesco, altrimenti guardo avanti o un punto fisso in basso. Appoggio la mano al tappetino, guardo avanti, mani in preghiera al centro del petto. Inspiro ed espiro. Piano piano mi sollevo. Porto il ginocchio piegato verso l'alto e o afferro l'esterno del ginocchio e mi apro, o se riesco, afferro l'esterno del piede, distendo la gamba e mi apro. Guardo indietro. Inspiro ed espiro. Trovo un punto fisso da guardare. Piano piano libero la posizione, porto le braccia indietro come se fossero ali e poi sbilancio bene il peso indietro del corpo, le braccia si sollevano, I lunge, affondo, inspiro ed espiro, appoggio le mani al tappetino, distendo la gamba che ho davanti. L'anchetta sinistra viene avanti, l'anchetta destra indietro, guardo avanti. Inspiro ed espiro qui. Cerco di avere la schiena bella piatta e la pancia a contatto con la coscia. Rimango qui. Piego nuovamente il ginocchio. I lunge e twist
verso destra, braccio destro indietro, braccio sinistro in avanti, inspiro ed espiro, guardo dietro e ribalto il guerriero, il palmo della mano che è sopra la testa, rivolto verso il basso e affondo. E poi porto entrambe le mani al tappetino, piede destro indietro. Abbasso il bacino, guardo avanti e ricomincio le mie onde. Piego le ginocchia, mi spingo indietro in un cane a faccia in giù e mi tuffo subito in avanti, sbilancio il piede in avanti, abbasso il bacino, guardo avanti. Piego le ginocchia, mi spingo indietro, mi tuffo in avanti. E ancora una volta, abbasso il bacino, guardo avanti, piego le ginocchia. Mi spingo indietro, mi tuffo in avanti, abbasso il bacino, guardo avanti, mi spingo indietro, in un cane a faccia in giù. Inspiro ed espiro. Ancora bene le mani al tappetino. E questa volta ancora bene il piede destro. Il piede sinistro si solleva in alto. Cerco di mantenere le anche squadrate. E ora piego il ginocchio, ginocchio sinistro verso il tricipite sinistro. Per uno, due, tre, quattro e cinque. E torno indietro, cane a tre zampe. Ginocchio sinistro, tricipite destro. Per uno, due, tre, quattro e cinque. Appoggio il tallone del piede dietro, sollevo il braccio destro, distendo la gamba sinistra. Va a toccare il pavimento per uno, torno su, due, torno su, tre, torno su, quattro, torno su e l'ultimo, cinque, e torno su. Appoggio la mano destra al tappetino e riporto la gamba sinistra verso l'alto. Questa volta apro bene l'anchetta, quindi anchetta sinistra sopra l'anchetta destra, vedo il piede che fa capolino e piano piano, piano piano, appoggio il piede al pavimento e mi apro in un wild thing. Inspiro ed espiro, cerco di aprirmi sempre di più. Apro il mio cuore a ciò che di nuovo arriverà, che la vita vorrà offrirmi. E ancora bene il piede che ho al tappetino, sollevo il piede sinistro verso l'alto, la mano sinistra verso l'alto e mi aiuta. Piano piano, piano piano, piano piano, porto il piede sinistro in avanti, mano sinistra al posto della mano destra, il piede dietro ruota, il tallone si appoggia e sollevo la mano destra verso l'alto. Spalla e ginocchio uno contro l'altro e mi aiutano ad aprirmi. Inspiro ed espiro. Inspiro, mi sollevo, guerriero 2 e affondo. Il ginocchio va leggermente verso l'esterno per averlo perfettamente in linea col lato lungo del tappetino. Porto le mani in preghiera al centro del petto, il piede destro con le dita leggermente inclinate per arrivare nell'angolino, verso l'angolino destro e vado a sedermi. Skandasana. Torno su, guerriero 2, posso aiutarmi con le mani? E vado giù, Skandasana, posso appoggiare le mani, mi tiro su, guerriero 2. L'ultima volta, Skandasana, e guerriero 2. Affondo, distendo la gamba che ho davanti, porto di nuovo il piede quasi parallelo col lato corto del tappetino, con le dita leggermente rivolte in avanti. Sposto bene l'anchetta destra indietro e vado ad afferrare qualcosa che
lontano da me. E ruoto. Trikonasana. Inspiro ed espiro. Cerco di sollevarmi. La mano destra mi tiene su. Inspiro ed espiro. Torno su. Guerriero 2. Espiro e affondo. Mano destra al fianco. Avvicino piano piano il piede. Mano sinistra nell'angolino sinistro del tappetino. Inspiro. Mi sollevo. Ardha Chandrasana, la mezza luna. La mano destra verso l'alto, lo sguardo verso l'alto se riesco. La gamba che è sollevata è forte. Il piede a martello, le dita che guardano verso l'alto. Inspiro ed espiro. Appoggio la mano destra al tappetino. Squadro bene le anche, guardo avanti. Mi sollevo piano piano. In un guerriero 3. Inspiro ed espiro, ombelico alla colonna, guardo un punto fisso davanti a me. Piano piano, mi sollevo, piego il ginocchio o afferro l'esterno della gamba, del ginocchio e apro il braccio indietro oppure afferro l'esterno del piede, distendo la gamba e guardo dietro. Cerco di prendere un punto di riferimento, il mio drishti, quello che mi mantiene in equilibrio. Inspiro ed espiro, così nello yoga, così nella vita. I punti di riferimento sono la nostra salvezza, la nostra ancora di salvezza. Libero piano piano la posizione, vado in un guerriero 3, con le braccia indietro come ali. Se perdo l'equilibrio, lo ritrovo e piano piano porto le braccia in avanti, il piede dietro si appoggia al tappetino e affondo. High lunge, inspiro ed espiro. Appoggio le mani al tappetino, distendo la gamba che ho davanti, guardo avanti. La pancia a contatto con le cosce, anchetta destra in avanti, anchetta sinistra indietro, guardo avanti. Cerco di andare un pochino più giù, ma sempre mantenendo questo contatto pancia-coscia. Non mi interessa di andare a toccare con la fronte la gamba. Mi interessa avere la schiena dritta, piatta come una tavola. E piego di nuovo il ginocchio. Inspiro, high lunge, affondo e ruoto, twist. Verso sinistra, mano sinistra indietro, mano destra in avanti, guardo dietro e affondo. Inspiro, espiro, ribalto, palmo della mano rivolto verso il basso, continuo a guardare dietro. Porto entrambe le mani al tappetino, il piede sinistro va dietro, abbasso il bacino, guardo avanti. E ora le nostre onde per l'ultima volta. Piego le ginocchia, mi spingo indietro, mi tuffo subito in avanti, abbasso il bacino, guardo avanti. Piego le ginocchia, mi spingo indietro, mi tuffo in avanti e abbasso il bacino, guardo avanti. Mi spingo indietro, mi tuffo in avanti, abbasso il bacino, guardo avanti. Mi spingo indietro, in un cane a faccia in giù, inspiro ed espiro, inspiro col naso, espiro con la bocca, lascio andare tutto. Come sto? Come stanno i miei pensieri? Il mio corpo? Il mio cuore, me lo domando e cerco di rispondermi il più sinceramente possibile. Piego leggermente le ginocchia e faccio un saltino per portare i piedi vicini alle mani. Vado a sedermi, porto le mani sotto le cosce, mi preparo per Navasana,
la schiena bella dritta, le gambe possono essere tese oppure piegate, le braccia distese, i palmi delle mani rivolti verso l'alto, Navasana. Inspiro ed espiro, ho un ombelico bene alla colonna, la schiena bella dritta. Inspiro e espiro, Ardha Navasana. Vado giù con la schiena senza toccare il tappetino e i piedi vanno quasi a sfiorare il tappetino senza toccarlo. Torno su Navasana. Giù, Ardha Navasana. Su, Navasana. Giù, Ardha Navasana. E l'ultima volta su, Navasana. Porto le mani sotto alle cosce e rocking and rolling. Dondolo 2 o 3 volte per massaggiare la colonna. Se mi dà fastidio metto una coperta o piego il tappetino. E ora porto le piante dei piedi a contatto e formo una sorta di rombo con le gambe. Inspiro, porto le braccia oltre la testa, espiro e vado a portare le mani al tappetino. Ovunque arrivi va benissimo. Se ho spazio, provo ad appoggiare gli avambracci e guardo avanti. Inspiro ed espiro. Cerco di sentire la parte lombare che si allunga. E giù. Se voglio posso abbandonare leggermente il peso della testa, mantenendo sempre questa sensazione di allungamento. Libero piano piano la posizione e ora porto la gamba sinistra con un angolo, con la tibia perfettamente parallela al lato corto del tappetino e sopra appoggio l'altra gamba. La pianta del piede e la caviglia sopra il ginocchio e il ginocchio sotto la caviglia che è sotto. Se è troppo, è faticoso, è fastidioso, posso slittare leggermente, ma devono rimanere sempre sulla stessa linea, le tibie. Perfetto così, e ora piano piano andiamo giù. Stiamo facendo il double pigeon, quindi doppio piccione. Andiamo a lavorare sulle nostre anche. Inspiro, guardo avanti, espiro, appoggio gli avambracci. Se riesco posso portare le mani in preghiera e andare ad appoggiare il terzo occhio sopra i pollici. Non devo sentire alcun fastidio alle ginocchia. Se dovessi sentire fastidio, faccio semplicemente il piccione singolo. O semplicemente provo a slittare un pochino, come abbiamo visto prima. Inspiro ed espiro, cerco di percepire cosa succede nella mia anchetta destra. Guardo avanti. Cerco di guardare avanti, inspirando ed espirando, vado giù. Libero piano piano la posizione e questa volta distendo prima le gambe. Le shakerò un pochino, porto la gamba destra sotto, la gamba sinistra sopra, ginocchio e caviglia sono sempre uno sopra l'altro. Inspiro, porto le braccia oltre la testa, espiro, vado giù. Mi basta rimanere in qualunque posizione, basta che io percepisca questa anchetta che lavora. Posso semplicemente stare con le braccia allungate, posso stare anche su se sento già che l'anchetta inizia a stiracchiarsi, oppure mi abbandono come meglio riesco. Non mi preoccupo se un'anchetta è diversa dall'altra, è assolutamente normale, in base anche a tutte le emozioni che abbiamo immagazzinato. La parte destra, quella in cui abbiamo lavorato prima, è legata alla nostra parte maschile, quella sinistra alla parte femminile. E spesso abbiamo un disequilibrio.
se siamo troppo donne, mamme, mogli, ci dimentichiamo magari delle nostre passioni, delle nostre ambizioni. Se invece rincorriamo le nostre ambizioni e quindi diamo più peso alla nostra parte maschile, ci dimentichiamo della nostra vera natura, quella di essere donne pronte ad amare. Piano piano, torno su, libero la posizione, distendo bene le gambe, appoggio i piedi al tappetino e piano piano porto le braccia ben distese, i palmi delle mani rivolti verso l'alto e vado giù in 10, 9, ombelico alla colonna, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e giù. Piede destro nell'angolino destro del tappetino, piede sinistro nell'angolino sinistro. I piedi cadono pesanti, le braccia lungo il corpo, i palmi delle mani rivolti verso l'alto. Shavasana. Il mio momento per cercare di trovare il mio drishti, per cercare di capire quali sono i miei punti fermi, quelli che ci sono sempre, quelli che se non ci sono vacilla tutto, quelli che credo che siano punti fermi, ma che in realtà non lo sono. Quelli che sono stati punti fermi e non lo sono più. E mi ricordo che l'unico punto fermo sono sempre io. Tutto cambia intorno a me. Le cose, le persone, i posti in cui vivo. Ma se riesco a trovare l'equilibrio dentro di me, se il mio drishti riesce ad essere dentro di me, allora sarò sempre in equilibrio, ovunque io sia, con chiunque io sia, e capirò subito se qualcosa o qualcuno mi toglie da questo mio equilibrio. Quindi ricorda di trovare il tuo drishti dentro di te e di allontanare o allontanarti da tutto ciò che ti porta via dal tuo centro. Inizia a muovere piano piano le dita delle mani, le dita dei piedi. Porta le braccia oltre la testa e stiracchiati. Piega prima il ginocchio destro, poi il ginocchio sinistro. Porta le ginocchia verso il petto. Dondola leggermente verso destra, verso sinistra. Per massaggiare la zona lombare. E porta le ginocchia verso destra se hai bisogno di energia. E se pratichi al mattino. O verso sinistra se stai facendo la pratica alla sera. Con la mano che è davanti al volto ti aiuti per tirarti su. Ci ritroviamo a gambe incrociate, mani in preghiera al centro del petto, il petto bene aperto e il volto leggermente verso le mani. Mani alla fronte per avere sempre pensieri positivi e pieni di amore verso gli altri, ma soprattutto verso noi stesse. Mani alla bocca per dire sempre la verità agli altri, ma soprattutto a noi stesse. Mani al cuore per essere sempre pronte a dare, ma soprattutto a ricevere amore. Fronte al tappeto. Namaste. Grazie di cuore per aver praticato insieme a me. Spero che la pratica di oggi ti sia piaciuta, ti auguro una meravigliosa giornata.